Allora ragazzi, rieccoci in questo nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake. Qui c'è il salvataggio automatico. L'atmosfera è figa. Un caloroso benvenuto nel mio castello. Iniziamo subito così? È un piacere fare Chi è finalmente questo la sua damerino? conoscenza, signor Kennedy. Chi diavolo sei tu? Io? La prego, mi chiami Ramon. E mi permetta di arrivare dritto al punto. Vorrei che consegnasse a me quella fanciulla. Ma te lo puoi fumare? Adesso. Te lo puoi sognare, vuol dire? Sì, puoi scordartelo, Ramon. Lei sta bene dove sta, con me. Signor Kennedy, signor Kennedy, che cavaliere. Questo deve essere un nobile del villaggio, forse. Tuttavia, vede, la ragazza ci è necessaria. Perché? Usando lei come fonte primaria, gli Stati Uniti e poi il mondo intero strariperà della sua grazia. Che ha di speciale è lei? La volontà del mio padrone. Che ha di speciale? Potente, Lord Sadler. Ritorna, quindi è lui il capo. Allora obbedirà agli ordini, vero? Mai. Beh, l'hai sentita. Ma che disdetta. Che è una Accertatevi che l'ospite si senta a casa ora che ha scelto di morire. Non ci attaccano, pensavo ci attaccassero. Oh, invece ci attaccano. Leon, stammi vicina. Ti vado il tizio con la faccia da cosa, da. Dai. Va bene. Merda. Oh. Oddio. Muoviti libero. Mi devo liberare. Oh, ah, ah, ah. Cominciamo proprio bene. Sparisci dalla mia vista. Quanto è sgravo sto tizio. Oh, mamma mia. Non è stato così complesso alla fine. Di nulla. Bastava utilizzare l'arma giusta. Vieni. Ok. Non so se è una cosa opzionale oppure. Ashley, puoi aprire dall'altro lato. Credo sia questo il lato in cui devi aprire, va bene, perfetto. Qui non si passa, vero? Infatti. Ho aperto. Abbiamo fatto involontariamente la cosa giusta. Bene. Cerca un'altra strada. Vabbè, l'abbiamo già fatto in realtà. Ti abbiamo anticipato il gioco. Lo so, dimmi ma che peccati da buoni, però non ci faccio poco. Ora da che parte? Da qui? O dall'altra parte? Vediamo. Munizioni del pompa, buono, abbiamo fatto bene venire qua. Proseguiamo. Proseguiamo, vediamo un po'. Continuiamo da questa parte. Agli ordini. Dovevo. Cos'è stato? Che è sta faccia qua? Questa è una vergine di ferro. Ora andiamo a vedere proprio quello che c'è di qua. E qui? Ah, una pianta rossa. Qui. Chiuso, ovviamente. Nessuno sfuggirà. Come l'hanno scritto sul corpo di questo tizio? Era probabilmente uno di quelli che. Non ha cittadinanza. Allora, sono stato di nuovo svegliato nel bel mezzo della notte, colpa di questi orribili rumori che provengono dal seminterrato, unghi che graffiano le pareti di pietra, il lamento di maldizioni contorte. Quell'uomo cova talmente tanto odio da dover rovinare il mondo intero. Una volta serviva il signore del castello come torturatore, così come suo padre e suo nonno prima di lui, e una delle peggiori eredità lasciate dalla famiglia Sadler. Anche all'interno della famiglia era considerato speciale, adorava il suo lavoro con tutto il cuore e aveva un grande talento nel tormentare gli altri.
La sua abilità attrasse presto l'attenzione del padrone e quando lo portò nei sotterranei, no, non posso più scrivere, non lo farò, non voglio ricordare cosa è successo, non ce la faccio, mi distruggerebbe. Ho avuto l'ordine di prendermi cura di lui, dargli da mangiare, pulire la sua sporcizia e lontano tutto. E intanto tutte le notti ascolto quella voce disgraziata. Non ce la faccio più, ne ho abbastanza. Non posso tollerare anche solo un'altra notte nel castello. Me ne andrò domani. Andrò molto lontano, dove quella voce non può giungere alle mie orecchie. Ok, quindi in questo caso si intende che lui era quello torturato? No, questo qui è quello che se ne voleva andare. Quindi qui sotto in teoria dovrebbe esserci questi grida, questi rumori, questi lamenti che li faceva. Ora, se non c'è nulla, andiamo da questo qui un altro tizio che è stato. Poveraccio, che brutto modo di morire. Infatti, probabilmente anche lui veniva torturato. Questi qui, quello lì, io presupponevo prima di leggere, ovviamente, attenzione, che fossero tizi a cui non, il virus non avesse dato effetto. Però in realtà, a quanto pare, è altro. Vediamo un po' che c'è da qua. Che Dio cos'era? mio, non lo. Ci saranno degli animali chiusi Sì, in un zoo? animali, magari. Questo non è né lamento umano né un lamento animale. Quello si rialza. E infatti c'è anche salvato, anche qui si rialza. No, non si rialza a quanto pare. Ah, la chiave aperta non è di là, d'accordo. Aspetta, che c'è altro. Luce, la luce è perduta. Chissà a cosa si riferisce. Oddio! I lamenti vengono da qua. Deve essere il tizio che torturava la gente che è stato ridotto in questo stato. Gli hanno chiuso gli occhi. Oddio. Andiamocene. Dio, corri. Mamma mia. Dobbiamo stare. Aiuto, fa! Aia! Parte devo andare. Muoviti. Via. Non è il momento. Via, ce l'abbiamo fatta. L'idea della flashbang è stata geniale. Mamma mia. Ok. Qui abbiamo lasciato qualcosa. Sapessi, c'era un pazzo psicopatico che ha trovato. Ma avevi ragione sugli animali. Sì. Stai bene? Eh? Sì, alla grande. Ti dico. Niente. Siamo soltanto morti due volte. Beh, voi l'avete vista una probabilmente, però sono morto due volte, sappiatelo. Tutto ok? Tutto bene. Beh, per adesso. Non c'è niente qui, mi sembra tanto una roba in cui ci puoi trovare roba. Allora andiamo avanti. Qui ho ancora la flashbang che ho utilizzato. Ah, uno spinello. Questo è buono. Anche perché non potendo tornare indietro mi sono perso alcune missioni secondarie. Siamo queste figure forse, sì. Vabbè, qui c'è niente. Cioè, polvere a sparma. Niente, insomma. Vi parlare con noi, Ashley? No. Va bene. Se spari a quei gong, li farai suonare. Spada d'oro. Qui. Spada arrugginita. Spada
Spada di ferro. Quali gong? Scusami. Ho capito. Grazie per il suggerimento. Però prima c'è quest'altro enigma qua per aprire questa porta qua. Quindi... espressione, esposizione che non può essere usata per combattere. Quindi io te le metterei la spada d'oro qui, perché si deve andare a incoronare il tizio. Però mancano delle spade per questo enigma. Metto la spada d'oro qui. La spada di ferro voglio metterla qua? No, non è della dimensione giusta. Forse sì, forse va bene. Sì, mi sa che vada bene invece. E la spada arrugginita la mettiamo qua? È chiuso. Non è questo allora il modo di aprirla. Forse ci manca veramente una spada, eh? Uno. Due. Ecco qua, infatti. E qua c'è l'altra spada, infatti. Ci avevo visto giusto. Spango e spade insanguinate. L'altra l'abbiamo già posizionata. Ora è vedere. Solo una replica. Non serve a combattere. Bravo, l'avevamo già letto negli appunti. Però tu hai dovuto spiegare a lei. Molto interessante. Questo. Interessante che fosse conficcato in questo disco. Cos'è? Una rappresentazione di un ribelle, di un qualcosa? Oppure da dove proviene l'infezione? Cioè, nel senso, c'era un tizio da cui l'hanno estratta e poi l'hanno fatta propagare. E poi esperienza di nato comunque. Ecco qua. Ti sembra che raccontino una storia? Sì, il tizio qua combatte, viene onorifico, viene fatto, poi va in buon combattimento, poi muore. Insomma, è una storia classica, molto classica in realtà. Non c'è neanche bisogno di dirlo, Ashley, l'avevamo già risolto l'enigma. Oh! Qui c'è qualcosa? No. Soldi. 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 Ok, qua siamo al piano alto, lui ci ha parlato da lì. Qui c'è un altro enigma, quindi cos'è questa roba qua? Aspetta, questa è la stessa stanza di prima, vero? Sì. Stiamo girando intorno. No, stiamo salendo. È una specie di cavalluccio marino. No, sì, una specie di cavalluccio marino e un serpente. Qui c'è il cavalluccio marino. Vediamo dove è il serpente, però. Oddio, non me l'aspettavo. Non ti a provarci anche tu. Non me l'aspettavo proprio. No, no, ci stavi per provare, sicuro. Opla. Ah, eccolo qua il serpente, d'accordo. Quindi dobbiamo andare da una parte all'altra, perfetto. Qui niente, andiamo a prenderci il... Quindi... Uno... E uno, due. Sì, io ti lascio sola. Ecco dove sto andando. Ok, munizione del pompa, questo è buono. Qui ci ha fatto lo scherzone. Qui c'è altro? No, va bene. Proseguiamo. Qui. Infatti faccio bene a guardarmi sempre intorno. La frammentazione. Buono, buono, buono. Questa ci ha aiutato prima a battere quei tizi là. I miei saluti, signor Kennedy. È pronto a consegnarmi la ragazza? Ma vai a farti pure quel tipo. Ho preparato qualche divertimento per intrattenerla un po'. Ok, qui. Qui. Il valoroso cavaliere protegga la principessa. Va bene. Qui?
Alcuni passanti sono in grado di alcuni, ah, alcuni parassiti sono in grado di influenzare il comportamento di chi li ospita. È una teoria basilare della biologia, ma non si sa come i parassiti siano in grado di farlo. Di seguito un elenco di parassiti di questo tipo: Dicrolium, le larve di questo parassita. Ma questo è il 2, quindi ci mancava uno, l'1 l'abbiamo trovato. Entrano nell'esofago, nelle formiche, né altro nel comportamento di sera, quando la temperatura scende. La formica infetta si aggrappa alle foglie di una pianta, utilizzando la mandibola, pronta per essere mangiata da altri animali. Galactosumum. Le larve di questo parassita penetrano nel cervello dei pesci come l'amida e l'omicida. Lombricina. Vabbè, lombricina, non li conosco. Una volta infettati, i pesci salgono in superficie e rimangono fin quando non vengono mangiati da uccelli marini. Leuctoloridium. Gli sporocisti di questo parassita si sviluppano negli occhi peduncolari della lumaca, dove pulsano come vermi. Pulsano come vermi, causando alterazioni del comportamento della lumaca, forzandola a muoversi in cima alla pianta per rendersi più visibile agli uccelli. Una volta mangiato dall'uccello, il parassita completa la sua metamorfosi nella forma adulta. In che senso? Come? Vabbè, interessante. Non so, tra l'altro, un altro di questi parassiti è quello che abbiamo trovato in The Sì. Last of Us, che esiste per davvero, l'ho detto anche nel video apposito. Non so se l'avete visto, io ve lo lascio magari in descrizione. Se non l'avete visto, o nelle schede, insomma, ve lo lascio, ve lo faccio trovare se non l'avete visto. Oh, che è sta roba? Posso dire che sembra quello di Resident Evil Village, il coso, come si chiama? Non il mega micello, qua c'è un altro qualcosa. Dove Ah, sono? comincia la festa! Ah, oh, non avevo visto che erano qua. Ciao, bamboli. Iattina, sono sto stupido. Non mi ha dato malissimo. Non mi bastava mirare malissimo. Devo pure. Ah, eccolo qua. Vieni qua, Ashley. Ah, si buca. Ashley! Iattina. Ah, è vero, questo si trasformava nella versione. Ok. Alzati, dai. Tutto bene? Sì, sto bene. Perché vediamo così grigio? Ok, è tornato normale. Non so perché si è così grigio. Certo, se mi dessero munizioni invece che darmi sto schifo. Ashley! Dai, però. Tutto ok? Sì. Ora mi devo occupare del balestriere. Quindi, Ashley, per favore. Più lontana! Sta vicino! Oh, Ok. Bene. finalmente. Vogliamo provare a scendere di sotto? Sotto si salta. Aspetta un attimo, voglio provare se con un colpo di Allontanati! cecchino. Ok, mi allontano! No, non muore con un colpo di cecchino in testa questo, eh. Niente, non muore con un colpo di cecchino. Dato che non mi volete dare la soddisfazione del cecchinaggio, io vi elimino così. Però forse qualcuno riesco a cecchinarlo, Più lontana! Ok! eh. Meno uno. Due. Niente, questi qui non vogliono crepare così, eh.
stendiamo e prendiamo il pompa. Faccio saltare alcune teste, ma inutile proprio. Scusa. Boom! Come cavolo hanno fatto a sopravvivere a questo? Che è questa roba? Questa è nuova, prima non l'avevano fatto questa cosa. Un'altra volta. Ah, devo ricaricare, scusami, amico, rallenta. Bravo. Sta vicino. Ok. No, non è morto. Però non posso spiegare che colpi del pompa. Ok. E con questo l'abbiamo fatto fuori tutti. E qua? Ah, la manopola che abbiamo visto di là. Eccola qua. La nostra amica manopola. Dovrebbe andare bene. Ora dobbiamo risalire su, però. Da che parte? Allora, ah, forse da qui. Sì. Questo è il cimbo del cervo, invece. Muoviti. Ok, grazie, andiamocene. Ah, là, è là, è là, è là. L'amico Johnny è là. Più lontana. Ok. Oddio! Ashley! Muori! Fuori! Cazzo! Ok, aspetta, eh! Oh! Oddio, insieme ci siamo colpiti. Via dalle... Ah! Oh! Oddio! Mamma mia! Ce l'ho fatto. Oh, dov'è? Penso di aver finito. Bene. Bene. Finalmente può essere che sono morti tutti. Utilizziamo questa benedissima leva e andiamo avanti. Ma insomma, ricarichiamo tutto. Non è ancora finita. Lo so, per questo sto ricaricando. Qui boss fight, è proprio la boss fight questa. Allora, e qui si sale. Qui risorse per qualcosa. Ci ha salvato. Qui è un casino, secondo me. Attraverso questo punto è il delirio. Saliamo un attimo, vedere che c'è. Oh! Dai, dai. Sì. Non so se si può passare anche da altre parti, però noi passiamo da qua. Ce la fai, Ashley? Certo, stai tranquillo. Ma... Leon! Ti copro io, non fermarti. Ah, quindi abbiamo evitato un dialogo, probabilmente... Doveva mandare prima di là e noi l'abbiamo mettita dall'altra parte invece. Ok. No, ho sbagliato. Adesso la prossima. Sta attenta. No! Stai ferma lì! Fatti indietro, muoviti dai! Vieni duro! Oddio! Ci va a tirare le scatole, tu per fare un altro. Attento! Oddio mio santo. Non ho troppo tempo, quindi... Dio santo. Iniziamo eliminando lui. No, non me la rinuncio, non niente. E dai, muoviti a ricaricare. Vabbè, ho capito, ya.
Ok. Uno. Corri, mamma mia, guarda tu. Merda. Il prossimo. Muoviti. Dai, che ho solo 4 munizioni. Oddio mio. Via per favore. Muoviti a ricaricare. Ok. Vai. Muoviti. Ma quante munizioni ho sprecato. Scendi. Ok, torna qui. Dio sia benedetto, sei scesa. Potevo farlo io, se avessi sprecato meno munizioni. Allora, dopo aver sprecato una valanga di munizioni, possiamo proseguire. Giriamo da qua. Dopo aver sprecato una valanga di munizioni, veramente una valanga, ragazzi. Ci rimane pochissima roba, come la stavamo bene, tra virgolette. Ma stiamo molto male. Cioè, il pompa ha 4 munizioni, il cecchino ne ho 2. Veramente siamo messi male. Vabbè, munizioni al cecchino, quantomeno qualcosina. È poca roba, attenzione, veramente poca roba. Munizioni della pista, anche di quelle cominciamo ad averne poche in realtà, quindi. Ma anche se io qui ho paura della boss fight. E andiamo. No, mi sbagliavo, niente boss fight. Buono così. Che è il cortile interno? Ok, munizioni. 39, sono poche. Ci servono munizioni, raga. Pompa, 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 pompa. Abbiamo un caricatore adesso. Bene, 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 bene. Perfetto. Come dice pure che sta scaricando il controller. Vieni. Va bene. Non lo vedete. Vai. L'unica cosa positiva è che finalmente ho il revolver pieno, l'unica. Oh! Questo è il virus, questo è il virus, sta facendo effetto. Non è che mo impazzisce da me, fammi vedere la faccia. Scusami Ashley, la faccia. Ma la faccia però sembra normale, non è che mo impazzisci come tutti gli altri. Oh! Sembra il posto giusto. Oh! Lo sapevo io. Stai bene? Credo di sì. Oh, Ashley. Non preoccuparti per lei. Preoccupati per la tua vita. Povera. Ma non ho più. Agnella. Non ho più quel coltello. Io l'ho mollato perché non so come ripararlo. Cioè, credo in realtà di aver capito come ripararlo. Stai indietro, ragazzi. Come di averlo, come sto, credo di averlo capito come ripararlo, però. Ah, Sladen la sta controllando tramite il coso, il batterio. Quindi è probabile che... Che lui sia la fonte originale del batterio. Il paziente zero, tipo. Ferma! No, ma dobbiamo ritrovare Ashley. È la mia teoria, però, Che lui l'abbia controllata. Perché magari lei è un organismo più predisposto. Non lo so, vediamo, lo scopriremo. Intanto ci richiamano. Nido, rispondi. È andato tutto a puttane. Ci siamo rifugiati in un castello, ma ora ho perso Aquila Reale. Non ci sente, funziona pure male il segnale, ci mancava solo questo. Là c'è il coso, il mercante.
Manda l'elicottero, è inutile che tu lo mandi, in questo momento è inutile. Allora ragazzi, sono andato dal mercante, in sostanza ho comprato semplicemente il giubbotto protettivo per resistere di più ai danni. Non so da che parte si deve andare, però per il momento. Mi sa che dobbiamo andare da qua. Sì, mi sa che dobbiamo andare da qua. Allora, vediamo un po'. Non mi piace questo tipo qua. Sono vivi? No, sono morti. Ma che Che diavolo è? questo è il coso che gli esce dalla testa. È la loro divinità. Chiuso. Non si apre. Me ne sono accorto, Rion. Qui c'è gente, c'è un botto di gente. Qua si scavalca. Mi sa che sto qui per scavalcare, non abbiamo munizioni, eh. La voce della pestilenza dimora nelle fiamme, conducendo le anime miserabili alla salvezza, ripone la fiamma cremesi nel luogo appropriato affinché tu venga illuminato dal percorso svelato. È il percorso svelato. Questo? Ah, la fiamma cremesi. Dobbiamo trovare un'altra lanterna, va bene, ho capito. Ecco, la sua lanterna. Gloria las plagas! È opera sua. Quindi se lo uccidiamo questi tizi non esploderanno più con il, non gli esploderà più il cervello a questi tizi. Silenzio, compa. Che diavolo succede? Subisce anche lui gli effetti della cosa, secondo me. Sì, anche lui li subisce. Muoviti, muoviti, devo fare questo, che qua anche lui si trasforma. Ah! Sta passando. Ok. Muori! L'abbiamo eliminato? Per essere un funzionario. Oh no, non l'abbiamo eliminato infatti, mi sembra che per essere un funzionario era morto in maniera troppo semplice. Oiattina! Tra l'altro lui non lo vede, ma guadagnato un altro trofeo. Oh! Ok, no, pensavo che qualcuno avesse preso, avesse distrutto il trofeo. Ok. Mamma mia. Ci abbiamo arrivati un pochino. Noi non ci trasformiamo probabilmente perché non abbiamo ancora completato il processo di trasformazione. Deve essere questa cantilena, non proprio lui, ma la cantilena a portare alla trasformazione. Ok, l'abbiamo presa. Mamma mia, via, scappa, 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 torniamo dall'altra parte. Oh, via, via, prima che ci massacri, non andiamocene. Ok. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Da che parte ora? Andiamo da qua? Aspetta un attimo. Qui mi sa che questo qui è lo shortcut. Sì, è lo shortcut questo. D'accordo, bene, beh, ho sbloccato uno shortcut, torna indietro. Qua ci vuole Ashley. Quindi tornerà in nostro aiuto, presumibilmente. E però niente, ragazzi, direi che con questo video io ci concludo qui. Ora vado semplicemente a salvare, ma lo faccio anche off camera. Noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video.